Ciao ragazzi, ciao e buongiorno a questo mio nuovo video. Bentornati sul mio canale e vorrei dire la mia riguardo del sorteggio. Prima che parlo del sorteggio vorrei fare i miei semplici saluti a tutti voi e vi voglio ringraziare per quelle poche persone che mi seguono, che hanno quel poco di tempo da perdere per me, e io vi ringrazio veramente con tutto il cuore. E voglio salutare con un abbraccio e un bacione grande, sempre forza Juventus a tutti voi, ma un saluto a Davide Marmi. Ciao Davide, ora Joker si è messo a fare anche i pronostici. Oh, qualche volta lo vedo se mi fa azzeccare qualche bolletta, perché io giustamente sono sfortunato, non riesco a beccare una bolletta, riesco a beccare niente, magari può darsi lui porta fortuna e speriamo che sì. Poi vorrei fare un saluto a Douglas Costa, che anche lui sotto i commenti sempre ciao a you, la prendo con sarcasmo. Non ti preoccupare, non l'ho capito, perché dico sempre ciao a io, però stavolta ti dico ciao ragazzi, ti ho detto diversamente. Poi vorrei salutare a Luis Bianchi, a Francesco Daniello, vi saluto grande, e un saluto, anche se lo faccio per ultimo, perdonami, perché è una cosa molto simpatica, perché essendo che sei una donna e non ho nessuna donna che mi segue sul canale, penso che sei la prima, e Sonia Marchetti, ciao Sonia, un bacione, sempre forza Juventus. Allora Sonia, tu mi avevi detto, e poi torno al sorteggio, tu mi avevi detto riguardo se avevo visto il video di Mario Inter, poi dopo ho capito chi era. Allora io ti dico la mia. Allora, se noi prendiamo come Mario Inter, il maestro, oppure quell'altro Luca Mastrangelo, tutti, la maggior parte degli interisti, in una certa parte in questi anni, sono più frustrati dei napoletani, perché i tifosi del Napoli sono meno frustrati, perché giustamente sono 15 anni che stanno vicino a noi, stanno proprio vicino per arrivare all'obiettivo, e poi giustamente rimangono con le mosche in mano, non vinceranno mai un cazzo. Bene, invece che loro dovrebbero essere molto frustrati veramente al massimo, e che talmente che sono malati e sono scemi che non capiscono un cazzo, che loro a prescindere per vincere si sono dovuti inventare, come diciamo sempre, e queste parole le diciamo sempre fino a quando non le stampano nei loro cuori, nel cervello, non se le devono scordare mai. Per vincere si sono inventati falsopoli quando loro stavano nella merda per primi. Devono ringraziare, come dico sempre, la morte di Prisco, la morte di Facchetti, perché se quei personaggi dell'Inter non morivano, ma sapete quanta merda usciva fuori? Quanta merda usciva fuori? Allora, se le mie parole non contano a un cazzo, non contano a un niente, allora io sono contento quando un signor allenatore come Fabio Capello l'ha sempre detto: se l'Inter non si inventava falsopoli, l'Inter non vinceva mai un cazzo. È la realtà dei fatti, è già dal 2010 a oggi, sono 9 anni che non vincono niente, 0 sotto 0. E oggi perché comprano Antonio Conte, Juventina, direttore sportivo Marotta che va all'Inter, un altro possiamo dire col marchio Juventino, perché lui non è Juventino Marotta, però viene da quel marchio Juventino. Allora tu, caro interista di merda, prescritto di merda e lurido, per vincere hai bisogno dei Juventini,
È inutile che fai lo sfottò, il sarcasmo contro i juventini. Ce l'hai in banchina lo juventini, cazzo! Ce l'hai in banchina! E allora, di che stai a parlare? Allora devi stare zitto, muto, perché se no, come devo dire, perché se no è un controsenso. Come tu sfotti a noi juventini, a noi tifosi, quando c'è uno juventino in banchina, che tu per vincere ti sei preso Antonio Conte? Dai! È un controsenso, è un controsenso, cazzo! Non puoi prenderti uno juventino per vincere, che poi quest'anno, allora, non dico che giustamente, non dico che Conte non è buono, perché Conte è stato il nostro capitano da giocatore, è stato il nostro costruttore, che ha cominciato con un gruppo, una squadra, a farci vincere, e stiamo cavalcando quell'onda. Perciò noi non rimpiangiamo Conte, però l'unica cosa che noi a Conte non avessimo mai voluto che facesse è proprio allenare una squadra di colore di merda come l'Inter. Mai! Ecco che io apprezzo più Angelo Alessio, perché Angelo Alessio, da juventino doc, si è rifiutato di venire all'Inter, perché Conte l'aveva chiamato e si è rifiutato di venire all'Inter. Ora, caro Mario Inter, che tu mi dici ste stronzate, allora tu con sta squadra di merda che ti ritrovi, che tu hai comprato Lukaku che ci vuole la porta con le ruote, perché ho visto tutti i filmati, tutte le partite che Lukaku ha fatto a Manchester United, tutte, e ci vuole la porta con le ruote. Si è assegnato contro il Lecce, poteva segnare anche il mio figlio contro il Lecce, quello è un gol che fa anche un vecchio di 60 anni, quel gol lì. Allora, ma tu già ti stai, come tutti gli interisti, già si prendono gloria che hanno vinto 4-0 contro il Lecce, ma dovete finirla, non tutte le squadre si chiamano Lecce, no, la devi finirla, stai con i piedi per terra, cerca di fare i video con un certo ottimismo, fate i video con un certo ottimismo, che pure quest'anno voi non vincete manco un cazzo. Noi non vincete nulla, mi fate solo ridere. Voi per vincere avete preso degli juventini, sia come direttori sportivi e sia come allenatori. Ma quest'anno è la volta buona che Antonio Conte cadrà sugli stessi allori. Cadrà perché farà grandi figure di merda. Farà grandi figure di merda perché lo spirito Juventus è unico. Quello spirito non ce l'ha nessuna squadra italiana, nessuna. Quello spirito ce l'ha solo la Juventus nel vincere. Gli altri si devono inventare le cose per vincere, ma lo spirito vincente dal 1897 ce l'ha solo la Juventus. Solo la Juventus. L'unica nota che stona e sfiga è veramente che abbiamo sfortuna in Champions. Che se avessimo avuto la fortuna come hanno avuto tanti altri, oppure i prescritti stessi, che quella Champions del 2010 gli hanno regalata in tutto il torneo, su tutti gli episodi, su tutto e per tutto, allora noi avessimo oggi 9 Champions League. Purtroppo è andata così, non fa niente, andiamo avanti. E cara Sonia, e questa è la mia risposta che poi posso dargli a quel personaggio lì, che poi lasciamoli che si montino la testa, lasciamo che dicano quello che vogliono, poi i risultati si vedono alla fine. Ecco perché noi juventini siamo un popolo, diciamo sportivamente parlando, sempre con i piedi per terra, non ci siamo dati mai come di gloria, oppure abbiamo fatto sfotto prima, no, noi parliamo sempre dopo i risultati, sempre dopo. Voglio, per cambiare discorso, ancora ti saluto Sonia, ciao. Ancora per cambiare discorso andiamo al sorteggio. Guardiamo il nostro sorteggio, vedi gli altri non mi interessa. Allora, la Juventus, come l'anno scorso, ha beccato l'Atletico Madrid. L'unica differenza è che l'Atletico Madrid l'ha preso agli ottavi e stavolta ce lo troviamo nel girone. Bayern Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Voglio. Allora, se noi guardiamo prima la squadra e l'allenatore,
noi oggi rispettivamente, a differenza dell'anno scorso, abbiamo cambiato la rosa in cui su 11, 4, 5 giocatori e abbiamo cambiato l'allenatore. La cosa importante è questa, che noi dobbiamo passare gli ottavi, perché come dico sempre, stiamo con i piedi per terra, perché la Juventus di Sarri ancora non l'abbiamo vista al 100%. Come ho sempre detto, e anche sono stato sempre d'accordo con Gianni Balzarini, la Juventus di Sarri la vedremo da gennaio in poi, veramente da gennaio in poi. Questi 4 mesi, voglio dire, saranno 4 mesi veramente di come devo dire, altalenanti, però non vuol dire che non facciamo una buona prima parte di campionato. Cosa dico? Io, per me, passiamo il turno come i primi. Ci abbiamo CR7, abbiamo la qualità al centrocampo. Se veramente riuscirà a sfondare Dybala come falso 9, come dice Sarri, e segnerà più gol, guaiù. Non ce n'è per nessuno. Questa è la mia. Poi ho visto gli altri sorteggi. Quella che sta inguaiata, che è veramente che fa le prime figure di merda, è proprio Conte. Guaiù ha preso un girone di ferro. E vediamo cosa riesce a fare il signor Conte, quello che non è riuscito a fare con la Juventus. Vediamo cosa riesce a fare. Ragazzi, io vi saluto. A domani il video con la partita con il Napoli. Un abbraccio a tutti voi, sempre forza Juventus, sempre forza Juventus fino alla fine. E speriamo, come diciamo sempre ogni anno, che stavolta sia l'anno buono. Speriamo. Ciao ragazzi, ciao e buon venerdì a tutti. A domani per Juventus Napoli. Ciao.